Che infamia. Vabbè, questa è cattiveria, no? Questo è il classico complotto degli imbecilli. Ma che faccia da 2 novembre che hai stamattina, cacchio! Senti, Jeppy, io non sono preoccupata per il calo degli indici d'ascolto. La cosa grave è che qui ci stanno attaccando dal punto di vista ideologico. Meglio? Meglio. Sai perché? Perché è tutta pubblicità. Ah. Invece, ragazzi, parliamo un po' di cose serie. Io stamattina, venendo qua, ho avuto l'idea vincente. Cioè? Io ho capito quello che manca al programma. Sapete cosa manca? Ve lo dico subito. La figa. Manca la figa. Però potrebbe essere una bella idea, eh? Al momento dell'angolo del gazebo, durante lo sponsor, noi facciamo entrare 4 ragazze da paura. Con i 4 semi delle carte. Cuori, quadri, picche, fiori. Coscia lunga 2 metri, calze a rete. Antica! Ma perché non siete d'accordo? Ma dai! Ma perché? No, ma guarda che scusa, può darsi che lui non si sia spiegato bene. Però il problema di tutta questa faccenda, sai qual è? Che manca il lato trasgressivo. Cioè. Uè, ma noi continuiamo a menarla con i dolori, con i magoni, con le lacrime, con i morti, i cadaveri. E che cazzo, non se ne può più, basta! Servono però comunque, sì, servono ma non anche, se ne può più. Ecco. Diamo un po' più di spazio al sesso di provincia. Non male. Facciamolo venire male, qui, scopriamolo, voglio sapere tutto, qualcosa di diverso. Che non sia il solito fiore di quadri, fiori di picche, fiori di pesco. Porca miseria. Sempre canzonissima degli anni 60. Da Bramieri? Senti, Jeppy, tu stai scivolando verso il rotocalco scandalistico, verso il cattivo gusto. Sai quante lettere a settimana io ricevo? Quante? 300. Che significa? Che mi adorano, che mi amano. Ciao, bello! A testa de cazzo! Vabbè, vai, gente lotta continua, dai. Chiaro. Dai, chiediamo il conto?